Ma il regolamento comunale in effetti è stato riorganizzato completamente dalle fondamenta, perché ad oggi è stato migliorato sia nella sua articolazione dei vari istituti, sia nella configurazione tecnico-giuridica e sistematica. Basta guardare, per dire, l'indice che precede il regolamento, già si ha un'immagine plastica, diciamo, di come è cambiato il regolamento. Poi, dal punto di vista politico, ci sono alcuni fatti altamente significativi. Il primo è che abbiamo inserito un articolo sulla convalida degli eletti che dà la massima garanzia di trasparenza su tutta l'attività istruttoria che viene fatta per quanto riguarda la convalida degli eletti, quindi eventuali incarichi di incompatibilità oppure di ineleggibilità. Poi un secondo punto, a mio avviso estremamente qualificante, è l'aspetto della gratuità. Per alcuni consigli che abbiamo inserito, per esempio quando c'è la question time avviene a livello gratuito, quindi non viene percepito nessun tipo di gettone. Nel mentre, per tutte quante riguardano le altre riunioni del Consiglio e delle Commissioni, è stata inserita una norma altamente, diciamo, moralizzatrice. Perché in effetti, se il consigliere non è presente al 70% dei lavori effettivi della seduta, non percepisce alcun gettone.